Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Buongiorno a tutti. Allora, in un comunicato stringato, come deve essere, la società vi ha comunicato che il nostro direttore Soriano ha dato le dimissioni, che noi abbiamo accettato. Io vengo da un bellissimo incontro con il nostro allenatore Mangia, che pur dispiaciuto, essendo lui, conoscendo Soriano da più tempo di quando conoscessi io, ed avendolo portato a Soriano nella primavera del Palermo, ho avuto con lui un lungo discorso dove gli ho riconfermato la mia piena fiducia. Ho dato ordine al mio amministratore delegato, come avevo già dato ordine a Soriano, ma non l'avevo ancora fatto, di adeguargli da subito il contratto con il Palermo, perché lo ritengo un allenatore da Palermo e non da Primavera, così a lui come a tutti i suoi collaboratori. Oggi andrò al campo a parlare con la squadra. Ho riportato vicino a me Luca Cattani, che è il mio capo, l'ho richiamato da Sud America, dove era, a vedere dei giocatori, che è il mio capo degli osservatori, però ha anche il patentino per fare il direttore sportivo, per cui in questa vacazio lui andrà a riempire questo buco vicino all'allenatore. Palermo va avanti con Mangia, abbiamo parlato anche con lui poi di strategie, naturalmente ho detto Mangia, io con lei voglio mettere giù, e lo stiamo mettendo giù insieme con Luca, un progetto che duri più anni anche sui giocatori, per cui quando adesso lei li ha visti e metterà giù un progetto, mi serve questo, mi serve quest'altro, mi serve quest'altro, mi serve quest'altro, lo faremo insieme, perché è un allenatore giovane che spero duri tanti anni col Palermo e col quale porterà avanti un progetto ben preciso. Tutto qua, per cui volevo essere chiaro con voi, perché non ci fossero chissà quali pensieri, e voi mi chiederete il motivo per cui Soriano si è dimesso. Io penso che lui venisse da una realtà nella quale era abituato a fare presidente, direttore sportivo e forse qualcosa in più. Non era riuscito a inserirsi a Palermo con me nella veste di direttore sportivo, perché riteneva che naturalmente dovesse avere questa autonomia che aveva Varese anche a Palermo. Io non ritengo che né lui, ma neanche fosse stato Moggi, gli avrei dato questa disponibilità della società senza confrontarsi. Certamente la do a tutti i miei collaboratori confrontandosi. Ecco, molto probabilmente è una questione caratteriale, per cui io ieri, quando ho avuto l'incontro con lui, speravo di ricomporre la soluzione, ma lui mi ha detto: presidente, guardi, mi dispiace, io sono convinto che se ci mettiamo d'accordo oggi, magari fra 3 mesi poi litigheremo ancora, per cui, e io ho detto sì, forse hai ragione, abbiamo due caratteri tutti e due un po' duri, ed è meglio così, insomma, ecco. Però c'è la stima non per i giornali, ma reciproca di tutti e due, che ce la siamo ribadita nell'incontro di ieri. Io sinceramente, perché gli ho detto una sola cosa, vedi Soriano, io ti potrei dare domani mattina in mano il mio portafoglio, perché mi fido di te, però non puoi pretendere che ti dia la squadra del Palermo, che fai quello che vuoi tu, insomma è una cosa diversa, non hai le credenziali ancora per portare avanti un discorso di questo genere. Ma hai voluto dire col portafoglio che mi fidavo di lui, come mi fido, perché è un ragazzo serio, preparato, di tantissima buona volontà, e mi dispiace averlo perso. Lui ha ribadito la stima nei miei confronti come uomo, come presidente, però ecco, è come un matrimonio, quando marito e moglie litigano un momentino, è meglio trovare due altri coniugi, un'altra moglie e un altro marito. A vostra disposizione per poche domande. Presidente, lei alcune delle frasi che sta dicendo questa mattina le ha detto giusto un anno fa, quando si è rotto il rapporto con Sabatini. C'è qualcosa che a questo punto in qualche modo non va, diciamo, nel rapporto tra lei e i direttori sportivi? Ma io penso che in dieci anni ho avuto 3 direttori sportivi, per cui ho avuto Foschi 5 anni, Sabatini è andato via dopo al terzo anno,
Soliano è l'unico che è andato via adesso, per cui metterla su questa veste non lo direi. Direi che Sabatini ci siamo pentiti tutti e due, perché è stato, non è stata una dimissione, è stata una bizza di un di una bizza di tutti e due, di un episodio dove tutti e due speravamo di richiamarci, non ci siamo richiamati, tutto lì. Questo invece è una cosa inizialmente caratteriale proprio, ecco, a me Sabatini aveva detto il terzo anno, presidente, questo è il contratto firmato in bianco, ci scriva quello che vuole lei. Lei ha detto che Luca Cattani lavorerà, diciamo, a suo stretto contatto in questa vacatio di direttore sportivo. Significa che lei ha già individuato un direttore sportivo per il futuro? Io ho individuato chi mi sostituirà, spero che riesca poi a combinare, chi mi sostituirà nella veste non di presidente, ma il Galliani del Palermo, insomma, ecco, io ho una persona che verrà a fare il direttore generale, il vicepresidente operativo come lo è Galliani. Io ho bisogno di passare in seconda linea, perché ho troppi impegni dalle altre parti e poi ho voglia di passare in seconda linea, e naturalmente non ci sarà bisogno molto probabilmente di nessun direttore sportivo, perché anche Mangia mi ha ribadito che molto probabilmente in futuro potrà esserci bisogno magari di un team manager, un ex giocatore come avevo io, Bortolussi o roba del genere, così, però vediamo. Non c'è questa necessità, insomma, ecco. Mentre io ritengo ci sia la necessità di un dirigente che mi sostituisca a tempo pieno, perché io non posso essere presente una volta ogni 15 giorni, c'è bisogno di uno che sia costantemente qui. E lo ha già individuato questo Galliani? Sì, l'ho individuato, sì. Ed è attualmente al Siena? Queste sono supposizioni. Il Siena attualmente è una società di serie A, e se c'è attualmente il Siena ha dei contratti, per cui non può venire a Palermo. Vediamo, io l'ho individuato, vediamo un po'. Buongiorno Presidente. L'anno scorso quando si è sviluppata questa situazione, buongiorno. L'anno scorso quando si è sviluppata questa situazione, dopo qualche mese forse il Palermo ne ha un po' pagato le conseguenze. Si è detto sempre che il trade union fra squadra e allenatore era fondamentale, e la mancanza può darsi che abbia causato anche un po' di frizioni maggiori. La presenza di Cattani è sufficiente, secondo lei, a coprire questo vuoto, oppure bisognerà... Ma Cattani, anche perché, Cattani mi scusi, concludo, può... anche perché Cattani ha un ruolo, penso, fondamentale nella scovare i talenti, che è uno dei compiti più importanti del Palermo di questi anni. Sì, ma mentre l'anno scorso c'era bisogno di un cuscinetto fra me e Rossi, perché non c'era dialogo, con Mangia c'è un grande dialogo tranquillamente, infatti mi ha fatto vedere anche come nella sua testa farà giocare la squadra, perché gli ho espresso a Mangia anche questo pensiero. Ho detto: guai se lei pensa che il presidente voglia fare una volta la formazione, il presidente voglia parlare con lei della strategia della squadra e dei giocatori, ma lei deve essere convinto di quello che fa, perché altrimenti trasmetterebbe un pensiero negativo alla squadra che non darebbe dei risultati. Guai se la squadra dovesse sapere che la formazione la faccio io, perché la formazione non la voglio fare io, non la farò mai. Voglio sapere l'indirizzo, voglio sapere come, ecco, voglio avere dialogo. Cioè, io sono entrato nel calcio non per tirare fuori i soldi, per divertirmi, lavorare e avere un dialogo con i miei collaboratori. Scelgo l'allenatore, penso che dopo tanti anni capisco di calcio molto più di tanti direttori sportivi, però devo avere dialogo. E il dialogo non è fare la formazione, il dialogo è dire: ma guarda questo, guarda questo. Io per esempio ieri sera lo posso dire perché non è il mio allenatore, per cui i titoli di domani non è, ecco, esautorato Mazzarri. Io penso che Mazzarri ieri sera abbia fatto una cazzata pazzesca il primo tempo, quando ho cambiato modulo perché incontrare il Bayern di Monaco, e ho detto una cosa a Mangia: la mia esperienza con tantissimi allenatori mi dice una cosa, di dirle subito un consiglio: quelli che sbagliavano gli allenatori è quando certe partite le volevano vincere loro, non la squadra. Quando certe partite le volevano vincere con l'invenzione dell'allenatore, facevano sempre delle cazzate e le perdevano. Se qualche volta la vincevano, la facevano la cazzata la volta dopo, perché ripetevano il modulo che si erano inventati. Per cui, ecco, io ritengo che ci possono essere degli errori anche negli allenatori, ma soprattutto quando fanno un errore di presunzione, quando mancano di umiltà. Io penso, e a Mangia l'ho anche invitato, oltre ad avere, io credo veramente tanto in Mangia, e l'ho invitato ad avere la stessa umiltà della prima domenica di che è venuto con noi, di quando si sentiva allenatore della primavera nella testa, perché come i bambini sono puliti, anche gli allenatori che arrivano dalla primavera sono puliti e non hanno certi paradigmi
che poi gli vengono addosso. Ecco, se lui rimane umile così diventerà un grande allenatore, lo spero che lo diventi col Palermo. Salve Presidente, lei ha detto insomma che vuole affidare un po' la gestione del Palermo a un altro dirigente. Le chiedo se ha la stessa voglia degli anni precedenti o uno Zamperini più stanco rispetto alle passate. Io sono molto stanco, ma non del Palermo. Sono stanco del mondo del calcio e ho 70 anni, l'anno prossimo 71, per cui devo pensare di... E penso che nel calcio moderno sempre di più c'è bisogno di un dirigente di grosso livello fisso 24 ore su 24. Non possono bastare solo le mie sensazioni a 1000 chilometri di distanza, ci vuole la presenza. Avevo chiesto a mio figlio l'anno scorso di sostituirmi, non mi ha detto papà no, per cui deve trovare qualcun altro. Insomma, secondo me ci vuole la presenza fissa di un dirigente per dare equilibrio, insomma, perché certi squilibri sono dovuti anche al dover vivere io il calcio del Palermo per sensazioni e non per contatto diretto giornaliero. Presidente, i tifosi stanno vivendo un momento di malessere. Di nuovo? Così, noi parliamo con loro tutto il giorno per la strada e quindi ci sono parecchie lamentele per tutto questo, nel bene e nel male, nel giusto e nel non giusto, perché ci sono i nostalgici di qualche vecchio allenatore. E ci sono quelli che sono portati, così come specialmente i più giovani, a criticare spessissimo. Possiamo dire ai tifosi, per quanto riguarda la campagna acquisti, che Palermo cercherà ulteriormente di potenziare questa squadra? Assolutamente no. Assolutamente no, perché la ritengo già molto forte questa squadra qui per il Palermo. Non dimenticate che il Palermo ha 12.000 abbonati, non è il Milan, non è la Roma, non è il Napoli. Arriverà Vasquez a gennaio, già comprato da prima, arriveranno due altre punte che abbiamo già opzionato e comprato, ma non ve lo dico, neanche sotto tortura, ma non perché per la pressione del Palermo o per questo che lei mi ha detto adesso, anzi, quello che mi ha detto mi irrita molto, perché io da quando sono a Palermo ho solo investito e ho solo fatto il bene per il Palermo, per cui le critiche le accetto, le cose cattive no, le cose cattive no. Perché dire che Zamparini non investe nel Palermo è una cosa cattiva ed è quella fatta da pochi siti e da pochi personaggi che non sono i tifosi del Palermo. I tifosi del Palermo sono quelli che incontro io per la strada tutti i giorni quando sono per Palermo. Ma il pubblico l'ha amata. Ma il pubblico mi ama anche adesso, non c'è problema. Però non mi devono fare la critica di che non investo, mi devono dire, la critica è quella di dire cacchio hai sbagliato giocatore, vabbè, mica li azzecchi tutti, mica sono tutti pastore, no? Però io ritengo che quest'anno Palermo, per la posizione in cui si pone, non per niente abbiamo vinto in casa 4 partite, no? Vuol dire che la squadra c'è. E poi penso che ne vinceremo anche 5 di fila in trasferta, perché se vai a vedere chi abbiamo affrontato in trasferta con un allenatore giovane e nuovo, no? Domenica scorsa abbiamo affrontato l'Udinese. L'Udinese è una signora squadra, ma sa perché è una signora squadra? Perché l'Udinese è Guidolin. L'Udinese è Guidolin e Guidolin è maturato, mi ha telefonato l'anno scorso, mi ha detto Presidente, sa che le devo dire che dovevo ascoltare, perché io ho cambiato completamente la squadra quando ho cambiato modulo. E questo è il mio modulo che ho adattato ai giocatori che avevo. E adesso lui ha una squadra adattata ai giocatori che ha. E non ha dei campioni, perché non c'ha più, ecco, bravo. Il campione è Guidolin in quella squadra. E penso che Mangia abbia le caratteristiche per diventare un super giocatore e un super allenatore, anche se naturalmente non ha l'esperienza di Guidolin, ha bisogno di tempo. Noi siamo un laboratorio. Se i tifosi del Palermo pensano che non vada bene un laboratorio, hanno sbagliato presidente, perché la Juventus ha fatto laboratorio per 3 anni, 4 anni, che si chiama Juventus, e noi quest'anno non ci poniamo dei traguardi altissimi. Però è chiaro che se uno mi fa la domanda dove punta, devo dire che punto alla salvezza. Per dare stimolo ai ragazzi dico che punto alla Champions. No, ma se la Champions ci punta, non lo so, altre squadre, l'Udinese per esempio, io penso di avere un organico forse come l'Udinese o forse più, anche più forte dell'Udinese, no? Perché l'Udinese nella seconda linea non c'ha nessuno e io ho tanti giocatori bravi. Loro sono più squadra. Loro sono più squadra, capito? Ma la squadra si costruisce piano piano.
Ho visto ieri sera anche il Napoli, che era più squadra, quando ha cambiato qualcosa si disfatta la squadra.